Veniamo alla Rai, la Rai di Gobitosi e la Tarantola. Allora, non c'è Santoro, non c'è Santoro. Gli Epurati, qualcuno dice gli Epurati, le Busi, le Ferrario non sono tornate al TG1. Insomma, cosa è cambiato? No, non è cambiato niente. La Rai è ancora una struttura dipendente dai partiti, lo sarà fino a quando non si cambierà la legge sulla RAI e sulla GCOM. Cioè io ritengo del tutto inammissibile che il Consiglio di amministrazione della RAI debba essere costituito da rappresentanti dei partiti. Lei come sa, l'Italia Valori, pur avendo il diritto, ha rifiutato lo so, da te, da l'allottizzazione, la loro difesa all'ottizzazione. E mi auguro, ed uno degli impegni che l'Italia Valori prende, se potesse e dovesse andare al governo la prossima legislatura, è quella di cambiarla. Ovviamente qualcuno mi dice, ma ci sei già andato alla legislatura, ma è chiaro che dipende dal peso con cui ci vado. Con questa legge elettorale ogni partito va per sé, ma nessuno arriva al 51%, il giorno dopo si dovranno mettere d'accordo. Con chi si mette d'accordo? Il PD e Bersani. Con l'UDC, se gli fa comodo, con l'Italia dei Valori, se gli è necessario. Ma per fare l'accordo con l'Italia dei Valori dovrà passare attraverso un accordo programmatico molto, ma molto selettivo, per esempio in materia di giustizia, in materia di legalità, in materia di rapporto di informazione, in materia di conflitti di interessi, in materia di stato sociale. Per esempio, le faccio un esempio, quel PD forse dovrà dare una risposta proprio in questi mesi. Il 6 ottobre noi cominciamo la raccolta delle firme per abrogare la riforma Fornero. Certo. L'UDC esalta la riforma Fornero. Il PD che cosa farà rispetto a questo referendum che noi proporremo? Perché è chiaro che se si alleerà con noi il giorno dopo le elezioni, noi riformeremo la legge Fornero e chiederemo anche a loro di farlo. Se si allea con Casini, sarà, la riforma Fornero sarà ancora di più esaltata. Allora io mi rivolgo questa volta agli elettori del PD, ma poi questa riforma Fornero va bene, e se non va bene allora è meglio dare forza all'Italia dei Valori invece che all'UDC, o no? È chiaro. Senta, perché non va bene Crocetta, scusi? È l'antimafia fatta a persona, perché non va bene? Ma Crocetta è una persona che io rispetto e a cui voglio bene, proprio sul piano politico, sul piano personale, certo, non lo conosco. Certo. Il problema è che Crocetta si è accoppiato con l'UDC di Cuffaro e con l'UDC che ha appoggiato Lombardo. Per cui voglio dire, al di là della persona presidente, quel presidente, quel candidato presidente Crocetta, per poter aspirare a diventare presidente, si è messo insieme a coloro che hanno portato al disfacimento politico, morale, economico e finanziario della Sicilia, cioè l'UDC di Cuffaro. Quindi che si... sono a ripetere, Cuffaro non può parlare con Crocetta perché è impossibilitato, perché sta nelle patrie di galere per rapporti con la mafia, e Lombardo si è dovuto rimettere perché per problemi di giustizia, e a Lombardo è appoggiato anche dall'UDC. Quindi voglio dire, perché Crocetta non ha il PD invece di fare una coalizione unitaria di centro-sinistra in Sicilia, se n'è andata a fare una coalizione con l'UDC, che è quella che qui dovevamo essere alternativi. Ecco, quando si dice, io sento dire, l'Italia dei Valori ha rotto con il centro-sinistra, ma chi ha rotto col centro-sinistra? Ah, in Sicilia è il PD che ha rotto col centro-sinistra. Ma quindi cosa ha fatto? Si è venduto a Cuffaro? Non è che si è venduto a Cuffaro, questo è un termine che non ho usato. Va bene, sto dicendo che è un accordo politico. Va bene. Che fa con il PD, fa un accordo politico contro natura rispetto a chi ha governato in Sicilia. Allora, quando io prego di prendere nota, che al di là di quello che dicono i soliti giornalisti e commentatori dei miei stivali della domenica, non è l'Italia dei Valori che ha rotto il centro-sinistra, è il PD che se n'è andato in un'altra parte. E allora io cosa fa il PD? Faccia l'anima sua, ma mi rivolgo agli elettori del PD. Forse per costruire una coalizione riformista bisogna rendersi conto che oggi come oggi
chi sta dalla parte della FIOM, chi sta con la FIOM raccogliendo le firme per abrogare l'articolo, la riforma Fornero, chi sta con le fasce sociali più deboli, l'Italia di Valori, un certo... Senta, con Landini, col partito di Landini o con questo presunto partito, viene con voi? Landini è un sindacalista, la FIOM è un sindacato, non guarda a per partito presa, a questo, a quel partito, l'ha saputo dimostrare alzando la testa. Ma lei lo candiderebbe, no? Alzando la testa la FIOM sapendo e opponendosi anche ai partiti cosiddetti di riferimento. Noi dell'Italia di Valori abbiamo sposato e abbiamo portato avanti le battaglie di legalità, soprattutto portate avanti dalla FIOM, quella che dice che quando un giudice, perché parliamo, diciamo, informiamo i cittadini che cosa ha portato, quale di che cosa stiamo parlando nel merito. C'è un referendum che superi questa legge sciocca che è stata fatta, cioè vale a dire, quando un giudice dichiara che un licenziamento è illegittimo, allora il datore di lavoro, l'imprenditore deve dare una buona uscita al lavoratore, ma lo può licenziare lo stesso. Ma se è legittimo la deve rimettere a lavorare, altrimenti non era illegittimo in quel caso, allora se era legittimo licenziamento è fatto bene. Comunque lei lo candiderebbe? Io candiderei Klaus Dari, non posso rispondere perché Klaus Dari non ha alcuna intenzione di candidarsi, Landini non ha alcuna intenzione di candidarsi, quindi non fa il partito. Voglio dire, chi? È Landini, secondo lei? Landini sta con grande dignità, con grande determinazione e grande professionalità, dirigendo un partito, la FIOM, che nonostante abbia dalla sua parte la quasi totalità dei lavori dei lavoratori meccanici, viene escluso dalle trattative semplicemente perché si chiama FIOM. Chiudiamo con tre riflessioni, una su Marchionne, veloce. Marchionne chi? Marchionne Sergio. No, dica appunto, Marchionne chi? Quello che pensa di affari suoi, chiede, pretende contributo dello Stato e che quando gli fa comodo trasforma la Fiat da un grosso nucleo industriale a un grosso nucleo finanziario che apre e chiude stabilimenti fregandosi questi migliaia e migliaia di posti di lavoratori, nel frattempo vanno a casa e rimangono col cerino in mano. Questo è il Marchionne speculatore finanziario con cui io non voglio avere nulla a che fare. Ma qual è il giudizio sul manager Marchionne? Appunto, vi ho già detto, il manager Marchionne non sta facendo più ormai il manager industriale, sta facendo semplicemente il manager finanziario che apre e chiude, utilizza gli stabilimenti come strumenti finanziari e non come strumenti industriali. Un giudizio invece su Luigi De Magistris, che sulla sua gestione del comune, ha premesso che insomma sta creando anche questa lista, eccetera. Luigi De Magistris, così come Leonardo Orlando a Palermo, Zetta a Cagliari, Pizzarotti a Parma, Pizzapia a Milano, stanno facendo un grosso sforzo per far quadrare i conti, soprattutto a Napoli e a Palermo, dove chi c'era prima l'aveva mandato in totale rosso. Quindi sotto questo aspetto noi dobbiamo aiutare questi sindaci, io voglio andare alle istituzioni al governo per dare gli strumenti affinché possano riuscire a far quadrare i conti, perché non si può chiedere la luna ai sindaci se non gli si dà gli strumenti finanziari per farlo. Assolutamente, però lui ha avuto un'idea, come ad Amsterdam, creare questi quartieri dell'amore. A me sembra una buona idea. Io non so esattamente cosa voglia fare, so però per certo che rispetto a un fenomeno come quello della prostituzione, noi dovremmo lavorare per togliere dalla strada queste persone, non con le camionette della polizia, ma dando ad essere l'occasione di un lavoro migliore. E quindi voglio dire che si trova un sistema per creare meno allarme sociale, meno disagio, io
vede le prostitute come delle vittime, non le vede come delle approfittatrici. Però di Pietro, lei non è mai andato con una prostituta in vita sua? Lei non ci crederà, ma io no, non ci sono mai andato. Sì, allora voglio dire, complimenti. Io ci sono andato e lo ammetto, però non conta niente quello che dico io, conta. Però scusi, la prostituta negli altri paesi è gestita dallo Stato, lei questo lo vuole o non lo vuole? Non gestita dallo Stato degli altri paesi non lo sapevo questo. Come non lo sapeva? Ci sono i comuni. Lo Stato non deve gestire la quindi prostituzione. Quindi lei dice... Lo Stato deve darsi da fare per fare in modo che la prostituzione non ci sia, non prendendosi delle prostitute ma con i magnacci e con i delinquenti che ne approfittano. Quindi dipendesse da lei le farebbe fare un altro lavoro? No. Non dipendesse da me, io quando facevo il magistrato, ma sai quanti magnacci ho messo dentro, ma mai una prostituta. Ma questo le fa onore, assolutamente. A parte che la prostituzione è femminile al 60% ed è maschile ormai al 40%, quindi parliamo anche di una realtà che è cambiata completamente. Quindi nel suo stato ideale... Mi era stata un'idea per grande, ma sono disinformato su questo tema. No, io sono molto informato. E ci sono la prostituzione trans, transgender, eccetera, gay e quant'altro. Però la domanda è, nel mondo di Pietrese la proposta politica è che la prostituta venga avviata ad altre professioni, ho capito bene? Certo, ma mica sta dicendo niente. Ma voglio dire, ma certo, ci mancherebbe altro. Ma io vorrei arrivare al punto in cui la donna non deve più, perché la donna si prostituisce perché è necessitata a farlo. Quindi no al bordello comunale, insomma, lei dice no, giusto? Il bordello al comunale. Bordello? Ma cos'è stato il bordello comunale? A Colonia, in Germania, c'è il bordello controllato dal comune, dove le prostitute, ad Amsterdam, a Berlino, ci sono i bordelli comunali. Questa soluzione a lei non piace, lei dice il comune, lo Stato non deve lucrare su... Ho capito bene? Ma che le parte che deve lucrare su queste disperazione? Deve aiutarla a uscire fuori, non... a farla meglio. Guardi, le fa onore, ma non succederà mai, perché il bisogno di sesso ci sarà fino alla fine del io rispetto ovviamente. Ma il sesso lì che si fa solo della prostituzione. No, però non si combatterà mai. Però accetto la sua proposta, è assolutamente legittima. Ultimissima cosa, la Minetti si deve dimettere? Come? La Minetti si deve dimettere? La Minetti? Sì, Nicole Minetti. Oh bello, sta a vedere che adesso... Ah, ho capito, la Minetti si deve dimettere. La Minetti non deve essere eletta, c'è una bella differenza. Vabbè, era nell'istino. No, ho capito, certo, altrimenti nessuno avrebbe eletto. Non andava proprio candidata. Come? Non andava proprio candidata, questo vuol dire lei. Però adesso lei dice mi dimetto, non mi dimetto, forse mi dimetto. Vabbè, il problema non è cosa fa la Minetti, è cosa fa Formigoni, se mi permette. Prego, dica. Perché voglio dire, perché la Minetti, voglio una Minetti o ce la tieni, fino a quando in Regione Lombardia c'è questa situazione assolutamente non trasparente, in cui una marea di consiglieri regionali, assessori e quant'altro hanno a che fare più con la giustizia che con le pratiche di tutti i giorni, a me pare che ci sia la necessità di riportare trasparenza in quella regione. Onorevole Pietro, noi la ringraziamo per averci dato questo spazio in vacanza, la seguiremo sempre. Ma perché mi dici in vacanza? Io sto a lavorare. Chiedo scusa, a lavorare lì, tra l'altro... No, io mi trovo in questo momento, sono stato a Roma a lavorare in ufficio questa settimana. Certo. Adesso sto andando a Marina di Grosseto, dove ho un incontro con circa 500 giovani, giovani che si vogliono confrontare con me su varie questioni, anche per capirne di più, perché in questi anni hanno sentito dire che c'è stata a suo tempo un'inchiesta Mani Pulite che avrebbe distrutto il paese. Cercherò di far capire loro che Mani Pulite era la medicina, la malattia era Tangentopoli, Mani Pulite era la medicina. Senta, noi le facciamo in bocca al lupo e seguiremo la vostra campagna elettorale. Arrivederci Antonio Di Pietro, grazie, arrivederci.